chiedere una cosa sulle acque. Per il Lago Maggiore c'era stato ultimamente un problema relativo all'innalzamento dell'acqua, portandola a 1,5 metri, cosa che invece il Ticino e la Svizzera si erano posti, e ultimamente anche c'è un problema sul Ceresio, l'inquinamento dovuto al fiume Bolletta, tra l'altro per una inadempienza da parte della provincia di Venezia. Avete parlato anche di questo? C'è una sigla a questo? Abbiamo parlato anche di questo e ci siamo presi l'impegno come Regione Lombardia di intervenire adesso, verificando le competenze degli enti locali, degli enti territoriali, dei consorzi, di intervenire come abbiamo fatto nella Regione Subrica, sostituendo le province perché non possono più, non hanno le risorse per mantenere l'impegno nella Regio, e così faremo anche qua se sarà necessario. Siamo noi nella fase di transizione dal vecchio sistema istituzionale, che vedeva le province protagoniste di questi interventi, ad un nuovo sistema. Nel frattempo le province non hanno più soldi, no? Questo è il problema vero, non hanno risorse, quindi pur avendo le competenze, se non hai le risorse non riesci a intervenire. Affronteremo anche questo caso all'interno della Regio per capire se e come sia possibile per noi intervenire. E sulla questione del Lago Maggiore, dell'innalzamento di cui si è parlato perché c'era stato un problema di siccità, adesso magari forse ultimamente no? Sì, anche queste sono tutte questioni tecniche che valuteremo sulla base di quello che dicevo prima, cioè della collaborazione tra le due regioni. Questa è la cosa fondamentale, no? Perché sennò gli uni contro gli altri non va bene, non funziona. Poi ci sono questioni tecniche, problemi tecnici e decisioni che devono essere prese di comune accordo. Questo è il senso dell'incontro di oggi, no? Anche sui temi spinosi o su questioni, la navigazione per esempio del lago, no? Con le tariffe differenziate che penalizzano qualcuno, favoriscono qualcun altro. Il nostro compito e il nostro impegno è di trovare soluzioni condivise, soprattutto perché da gennaio siamo nella grande macro regione delle Alpi, quindi ancora di meno confini tra Lombardia e Canton Ticino. Non solo il Ticino ma anche i Grigioni. Io sarò la prossima settimana a Coira per sottoscrivere l'accordo con i Grigioni, finalmente è venuto via libera da Roma, quindi intensifichiamo proprio le intese bilaterali e multilaterali tra Lombardia e la Svizzera. Sulle prestazioni sanitarie si è parlato oppure no? No. Quanto all'albo antipadroccini, sappiamo che ha sollevato parecchie perplessità in quel di Roma, invece voi oggi avete detto che non è una misura discriminatoria. No, vede, lei l'ha chiamato albo antipadroncini, questo è l'allarme che è stato lanciato. Noi abbiamo approfondito oggi le questioni e mi sento di dire che non è una legge anti qualche cosa o anti qualcuno, è una legge che si propone l'obiettivo di rendere il lavoro regolare e regolarizzare le attività di carattere professionale. Certo che noi le preoccupazioni ce le abbiamo perché ci sono costi aggiuntivi per le nostre imprese, il che rende più complicato e più difficile la vita degli operatori e degli artigiani lombardi in Canton Ticino. La risposta a questa domanda è sì, rende più difficile, ma se la considerassi una legge discriminatoria interverrei per chiedere la cancellazione immediata. Siccome non è così, nell'ambito della Regio in Subrica abbiamo deciso di istituire un tavolo di monitoraggio degli effetti dell'attuazione di questa nuova legge per vedere se ci sono problemi di questo tipo, come affrontarli e risolverli di comune accordo. Questa è la novità di oggi. Le richiedo ancora un breve commento su quello che è stato l'incontro di quest'oggi. L'incontro è stato un incontro molto utile, interessante e positivo. Abbiamo affrontato tutte le questioni, quelle su cui c'è un ampio accordo di collaborazione e di cooperazione, le infrastrutture, la cultura, rapporti che riguardano la gestione delle acque, e poi anche i temi spinosi che sono le normative che sono state introdotte, che hanno suscitato la protesta di molte imprese italiane e imprese artigiane, e poi anche l'accordo italo-svizzero. Su questi abbiamo deciso di istituire un tavolo di monitoraggio all'interno della Regione Subrica per valutare gli effetti di queste nuove leggi, e partendo dal presupposto che non devono essere e non sono leggi discriminatorie nei confronti delle imprese lombarde. Creano difficoltà e creano costi, questo sì, però
vediamo come affrontare questi problemi cercando di risolverli, ma l'importante è che non siano da considerare leggi fatte contro qualcuno, contro qualcosa, perché altrimenti avremmo reagito in modo diverso. Posso rubare io?